ho preso il bambù per panni. Buongiorno. Buongiorno. Oggi andiamo al parco giochi più antico, più vecchio d'Italia, penso, il Luneur. Stiamo andando a Luneur. Sei pronta? Sì. Sei emozionata? Sì. Dai, entriamo. Parco dei gufetti. Eccoci a Luneur. Wow. Ti fanno i gufi. Sì. Guardate quanto è carino. Il nostro amico gufo. Questa è l'entrata. Molto carino. Allora, abbiamo preso il braccialetto, ci è costato 24 euro, e ci dà però la possibilità di fare tutti i giochi che vogliamo. Gira, gira. Torneremo. Voi non immaginate che cosa c'è qua. Questo è un mio ricordo, un ricordo della mia adolescenza, della giovinezza, insomma un sacco di anni fa. Quando non aveva 50 anni. Ah, grazie Melissa, troppo troppo umana lei. Ci sono. Attenzione. A casa. Con il gufo, la casa dell'orrore di quando ero giovane. C'era questa. Adesso sono solamente da esposizione, praticamente. Siamo diventati vintage. E c'è Rodor accanto. Cioè, tu praticamente ti mettevi dentro questo coso e le pareti. Questo girava a velocità supersonica. E tu non riuscivi a muoverti, quindi rimanevi spiccicata alla parete che non si fermava. Questi sono i bagni. Oh, oddio, che dolcezza. Io vado prima. Vai, andiamo al bagno. Voglio filmare pure il bagno perché è tutto troppo carino. Anche molto a misura di bambino, chiaramente. Bellissimi. Belli, guarda, puliti. C'è una buffetta. Oh, che carino. Una buffetta magrezza. È veramente guarda, carino. C'è buffetta magrezza. Sì. Ah, vabbè, che bello. Non vedo l'ora che... È bellissimo. Sì. Sabato ci dobbiamo tornare. Sì. Su. Ma quello ti viene la nausea su questo? Probabile. Lassù, nascosta dagli alberi, c'è lei. La casa stregata. La casa stregata. Eppure questo è un ricordo bellissimo di quando mamma era giovane e hai tante. Horror House. La casa bellissima. Eh sì, era la casa dell'orrore questa. Oh, oh, vedo dei fantasmi. Eh sì, ci stanno. C'erano le macchinine. Le macchinine con i fantasmini. Eccoli qua. Ma perché non vedono? Usano più? Perché cosa questo... bisognava fare? Bisognava girare. Cioè quest'albero è qui da quando io ero delle piccola. Creature spaventose. Credo sia finito. Melissa intanto parla. Cosa dei dice? Draghi, dei vampiri, delle creature spaventose. Certo, sì, è la casa dell'orrore. Cosa potevi incontrare? Degli orsetti pucciosi? Sì. Guarda, io ci vorrei entrare. Vi prego, fatemi entrare. Pure io, oh, che ci voglio
fai entrare, quanto pure è bella. Io che io non l'ho mai visto qua. Ecco qua, vedi com'erano? Però questo, perché non l'hanno più fatto? È perché questo è diventato vecchio, hanno rifatto tutto e hanno tolto quelle cose belle che c'erano all'epoca. Qual è quella, la tua danza preferita? Quella! Ah, quella che va su e giù. Sì. E allora ci andiamo. Aspettiamo che finisca. È la mia danza preferita! A farle pure piace! Pure lui piace, a me sta venendo il mal di stomaco! Che è bellissimo! Abbiamo appena fatto la prima giostra con Melissa, a me è venuto il mal di stomaco. Io invece mi sono divertita un mondo. Andava su e giù, su sì, e giù. Perché quella è la mia giostra preferita, esatto, in assoluto. Questo cos'è? Ah vabbè, questi sono gonfiabili, ciao. Sì. Però non è il momento, esatto. Dobbiamo fare la ruota panoramica. La ruota panoramica più tardi, ora ci picchia proprio il sole, ci moriamo di caldo. No, no, andiamo no. A provare un altro gioco. Ma io non lo so quali altri giochi. Mifio, magia, Nina. A me mi piace Nina. Sì. Arrivo. Andiamo. Schiacciare questo. Esatto. Metti la pallina dentro. Prendi la mira. Devi sparare sui barattoli, eh. Ah, mannaggia. Ruota panoramica. Ed è altissima questa. È altissima. Guardate. Adesso saliamo. Sai, sai, sai. Sale, come sale. Mamma gira perché devono guardare. Allora, già adesso siamo in altissimo. Ah, questa è la cosa. Guardate! Possiamo vedere pure gli alberi! Sì. Da là si vedono anche gli alberi, le case. Cioè, io vedo pure i lampioni. E certo che vedi i lampioni. No, non i lampioni questi. I lampioni della tua città. Ah, la piscina, la bella piscina. Peccato che apre da sabato. Che peccato. Tanto io quando vado in crociera ci vado. Sì, perché tu vai in crociera, io no. Ah, siamo sulla ruota panoramica. È meglio che non bevo adesso perché se ti scappa la pipì è finita qua sopra, te lo dico, te la devi fare per no, la devi fare per terra. Non c'è il bagno sulla ruota panoramica. Mi sa che non berrò mai in ruota panoramica perché è lentissima e se mi scappa la pipì non posso aspettare. Esatto. No, tu bevi. Allora, possiamo cominciare a salutare da questa ruota panoramica? Ma non è finita la giornata con me. Vabbè, noi tanto salutiamo. Ti ho sentito! E mi ha sentito tutti! Ah, il vento tra i capelli! Ah, l'acqua tra i capelli! Uno! Due, no! Che so! Cioè. Disse quella che aveva detto in precedenza che voleva finire il video. E adesso mi dici. No, però io ho paura che faccia l'improvviso e poi cado! Melissa ha paura di cadere dal cavallo! Meli, tutto bene amore? Sì. Sicura? Ma non hai avuto paura di altre giostre? Poi c'è paura di questo. Lo volevi fare? Ho detto lo vuoi vedere prima di farlo? Sì. Guarda su, guarda su. Guarda
adesso, no, non guardare, ti guarda sì. Cioè, prima ha tenuto la testa tutto il tempo per terra e adesso mi ha chiesto se lo rifacciamo. Povera bambina, ha preso troppo sole. Con noi torna a casa. Come hai fatto? Non l'ho fatta comparire, me l'ha presa, l'ha commessa da sopra la mensola, mi disse. Faccio comparire da quando è qua. Potrei provare, però potrei provare, magari ci riesco. Tu le cose. E tornerà con noi a casa anche Luna. Pandi, sei contenta? Guardala, ciao, saliva le coccole a Luna. Abbiamo anche trovato il signor cammello. Ok, la giornata a Luneura è finita. Ci guarda, poverino, si denti tutti storti. Vabbè, deve mettere l'apparecchio. Speriamo non ci mangia. Allora, la giornata a Luneura è stata faticosa ma bella. Sì. Ci siamo proprio divertite. La prossima volta che veniamo faremo più cose, compresa la piscina, perché aprirà tra pochi giorni, non è ancora aperta. Quindi noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ci saluti dall'uccellino. Dall'uccellino. Il cammello. Da cammello. Bandi, da Meli Bandi. E Mami. Meli e Mami. Ciao ciao! Sei andata? È andata dall'uccellino. Ciao!